Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi piccolo video, spero interessante, perché guardate, qui sul mio agrume, sul mio limone, ho la cocciniglia cotonosa. Metto la mano per farvela vedere, vedete quel puntino bianco? Ecco, all'interno abbiamo la cocciniglia che si riveste di questa sostanza. Ora, due parole su che cos'è, proprio poco poco, e poi vediamo uno dei tanti metodi naturali per eliminarla. Rieccoci sul canale. Allora, la cocciniglia cotonosa, eccola qui. È detta anche cocciniglia degli agrumi perché si attacca e attacca generalmente gli agrumi. Dunque, ha origini australiane e ama il clima mite, quindi dipende da dove abitate, ma se avete gli agrumi sicuramente sono soggetti perché avete il clima giusto per gli agrumi e quindi lei arriva puntuale come le tasse. L'insetto che c'è dentro è lungo un paio di millimetri di colore rosso, non si vede, ma è ricoperto di questa sostanza cerosa che sembra appunto cotone e vedete come la muovo, si sfalda, si stacca addirittura. E dove c'è la cocciniglia cotonosa, se controllate bene, troverete anche le formiche, perché la cocciniglia cosa fa? Produce la melata, che è una sostanza zuccherina di cui le formiche vanno matte e quindi lavorano in simbiosi. Allora, guardate di sposto, vi avevo visto prima, si vede che le ho disturbate. Eccole qua, spero che riusciate a vedere le formiche, ci sono anche afidi, insomma, è un attacco non massiccio. Qui abbiamo un'altra cocciniglia, spero che si vedano. Comunque, non è un attacco massiccio, però. Allora, prima di ricorrere a sistemi un pochino più aggressivi, cosa possiamo fare? Anche perché teniamo conto che, vedete, è in fiore, quindi non posso fare grossi trattamenti, non voglio fare perché non voglio rovinare né i fiori e né l'eventuale impollinazione da parte degli insetti impollinatori. Allora, per attaccare la cocciniglia cotonosa dobbiamo intaccare il suo scudo, questo bianco, con una sostanza a base di olio o una sostanza adesivante. Io ho utilizzato due sostanze insieme, ho usato del peperoncino, poi vi farò vedere come l'ho preparato, e all'interno ho messo 3 grammi litro di sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia è un adesivante, se non riusciamo a colpire l'insetto, non gli facciamo praticamente nulla, colpiamo solo le larve che ci sono intorno, magari le formiche, ma poca roba. Si può utilizzare anche l'olio bianco, che è una sostanza completamente biologica, che ricopre il parassita e lo fa soffocare. Si possono utilizzare anche altri tipi di macerato, appunto come il macerato d'aglio. Insomma, tutte quelle sostanze forti che veramente danno fastidio agli animali, quindi l'aglio, il peperoncino, però appunto aggiunti di un adesivante, in questo caso sapone di Marsiglia. Si possono anche staccare manualmente se ne avete poche, come nel mio caso, ma io ne ho approfittato per fare un video per farvi vedere un attimino come funziona. Guardate lì. Ecco, questo è un ramo molto molto infestato. Guarda lì, ne avrò una decina. Adesso vediamo un attimino l'irrorazione di questo mio intruglio e poi ci rivediamo fra qualche giorno per vedere un po' i risultati. Ultimo avvertimento: quando fate questi trattamenti qui, provate sempre su una foglia, un paio di foglie, aspettate 24-48 ore. Se non ci sono problemi di fitotossicità, se la foglia sta ancora bene, allora potete andare avanti con il trattamento. Il preparato che vi vado a presentare è veramente semplice, alla portata di tutti, perché tutti abbiamo in casa questi componenti. Allora, per 1 litro di prodotto abbiamo 3 peperoncini secchi. Peperoncini piccanti, sono circa 3-4 grammi, insomma. Poi occorre del sapone di Marsiglia, che nel mio caso era già stato reso liquido e poi risolidificato, ma va bene anche se comprate il panetto del sapone, sapone di Marsiglia puro, e raschiate le scaglie fino ad arrivare a 3 grammi, quindi 3 grammi litro. Bene, mettiamo tutto in un frullatore con 1 litro d'acqua. Allora metterò prima mezzo litro, poi semplicemente aggiungerò il resto, anche di meno di mezzo litro. Vi assicuro che questi due componenti hanno un effetto miracoloso su quello che dobbiamo fare: cocciniglia cotonosa, afidi e quant'altro. Ha un impatto pari a zero sulla pianta. Io però eviterei di darlo sui fiori a prescindere e vi assicuro, perché l'ho già fatto altre volte, che il risultato fa veramente paura. Ora, per quanto lo maciniamo, comunque ci saranno dei pezzi un po' più grandi dentro. Il mio consiglio è quello di utilizzare una garza, dei collan da donna, per setacciarlo molto bene, perché sennò si otturano gli spruzzini. Fatto questo, andiamo all'opera.
Avevo già utilizzato degli spruzzini, però tendono a otturarsi perché comunque per quanto si utilizzi un setaccio ci vorrebbe una garza oppure un collant. Dan, questo non è per te. Utilizzo questo perché è molto più robusto, non si ottura e ha un altro tipo di consistenza, insomma. Ma se avete lo spruzzino va bene anche quello. L'importante è che il setaccio funzioni bene. Ho già fatto due giri di setacciatura, guardate cosa c'è dentro. Purtroppo non è difficile, insomma, da ripulire bene. Ma già così, con questo spruzzino qui, che è quello per il giardino, problemi non ce ne sono. Sto gattino. Allora, evito di toccare i fiori qui, che è una zona molto colpita. Vedete, abbiamo afidi e abbiamo formiche e quant'altro. Qui abbiamo una cocciniglia. Bene, ho dato un po' dappertutto, adesso aspettiamo 24-48 ore. Io il test per vedere se andava bene per la pianta l'avevo già fatto. Aspetto un attimino, un 24-48 ore, vediamo se devo fare un altro trattamento, soprattutto per quel gruppo laggiù, eccolo lì, e vediamo i risultati nei prossimi giorni. Allora, dopo il secondo trattamento mi sono dovuto fermare una decina di giorni perché è arrivata un po' di pioggia e quant'altro, gli impegni del lavoro, insomma. Però avevo visto già che la cocciniglia che avevo trattato con col mio macerato era morta, ve la faccio vedere. Questo è uno degli attacchi maggiori che ho avuto, poi nei giorni successivi l'ho controllato, guardate, sono gusci vuoti, non c'è più niente dentro, vedete? Niente, formiche non ce ne sono. Quindi dopo il secondo trattamento ho ottenuto un buon risultato, devo essere sincero, eh? Allora vediamo ancora, ecco qui, ero pieno di formiche e anche qui vedete sono gusci vuoti, formiche non ce ne sono. Dove ho notato un nuovo attacco, perché nel frattempo, come vi dicevo, sono passati 10-15 giorni, me ne sono accorto dalle formiche, non so se le vedete qui, c'è un'altra cocciniglia. Allora farei un altro trattamento, però questa volta ho spostato l'intruglio dentro questo innaffiatoio e ai fori più grandi. Allora il consiglio che vi do per non buttare gli innaffiatoi, visto che ne ho buttato uno, è quello di filtrarlo veramente bene. Ecco qua, questo non si ottura di sicuro. Ho un ramo colpito da afidi, che è questo, mi avvicino, vi faccio vedere. Allora, spero che si veda. Vedete, si staccano. Questi sono afidi. E vedete, ci sono anche le formiche. Quindi trattiamo anche quel ramo lì. Perfetto. Io la pianta adesso la vedo abbastanza pulita. Lì c'ho un'altra cocciniglia, forse di quelle vecchie, infatti quella morta, è venuta via subito. Bene, allora prima di chiudere il video attendo solo qualche giorno l'esito su questo rametto qui con questi afidi e dopo tiriamo le somme e chiudo il video. Ok, sono passati altri due giorni dall'ultimo trattamento che avevo fatto sugli afidi e guardate che pianta che abbiamo adesso. Non c'è più niente, non abbiamo più nessun tipo di attacco da nessuna parte. Avevo qui il rametto degli afidi qui, ma ormai sono morti, vedete? Guardate, sono completamente inermi, non si muovono più. Questi si possono togliere ovviamente a mano oppure con un po' di acqua, basta un getto d'acqua e loro si staccano, perché tanto ormai sono belli che andati. Non abbiamo più nessun tipo di attacco, questo è un guscio vuoto, non c'è più niente dentro, anche questo. Quindi come vi dicevo, qui con un getto d'acqua la pianta torna nuova, cosa che io non ho fatto ancora. Allora, tirando le somme, 3 peperoncini da 3 grammi in totale, 1 litro d'acqua, 3 grammi di sapone di Marsiglia. Basta, abbiamo risolto tutti i problemi. Io come sempre però
vi consiglio di fare un test su qualche foglia. Lo fate in orario serale sempre, il trattamento va fatto senza il sole. Attendete 24-48 ore, guardate se la foglia non ha subito danni, perché uno può anche sbagliare le dosi e fare poi danni. E se è tutto a posto, allora potete cominciare i trattamenti. Io ho fatto 3 trattamenti, già dopo i primi 2 la cocciniglia cotonosa era praticamente morta, c'erano rimasti solo i gusci vuoti. Il terzo trattamento l'ho fatto per gli afidi, su quel rametto lì che avevo. Sono spariti nel giro di un paio di giorni. Formiche non se ne vedono, quindi questo è un buon segno, significa che al momento non ho attacchi e praticamente a costo zero abbiamo ripulito una pianta di limoni. Bene, dai, è tutto per questo video. Se vi piace questo genere di contenuti, ditemelo nei commenti, che cercherò di farne ancora. Se avete altri tipi di ricette, ma ce ne sono tantissime, scrivetemelo qui nei commenti, perché se non le conosco mi fa piacere imparare qualcosa di nuovo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici se magari può servire a qualcuno. Io intanto vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.